stacco è legato al discorso Icardi, che è complicato perché è legato a un'uscita, è complicato perché in questo momento Icardi è in stand-by, ma è il nome preferito non nella lista, nella testa di Sarri, che lo considera il miglior attaccante al mondo come movimenti per un suo sistema di gioco. Alfredo, scusa, sono Becca, ciao. Ciao. Saluta. No, ti stavo Ciao, dicendo, buonasera. no, volevo una curiosità. Cioè, prima hai parlato di Higuaín che rientra alla Juve, così altre situazioni. Quindi vuol dire che Sarri, dopo averlo riportato con sé al Chelsea, si deduce che non lo veda più come un paio d'anni fa. Perché se Higuaín parlavi giustamente che è sul mercato. Quindi il feeling con Sarri, si è interrotto. No, intanto allora hai Ma lo ragione, sai, è Becca, una soltanto che poi curiosità, Alfredo. gli ultimi 6 mesi non sono andati bene, con gli alibi del caso, perché comunque se vai a giocare in Inghilterra, voi sapete meglio di me che andare a gennaio all'improvviso e capire quel campionato non è una roba semplice. Io ti dico quella che è la volontà di Higuaín oggi. La volontà di Higuaín oggi è quella di rimettersi in discussione pensando di tornare ad essere l'Higuaín che con Sarri a Napoli aveva fatto grandi cose. Poi il mercato è lungo. È chiaro che se prendesse un altro attaccante dello spessore di Icardi, Però qualche altro potrebbe andare in discussione, io anche lo stesso dico, Higuaín. Dico, in volevo questo dire una momento lui non cosa. prende in esame soluzioni italiane. Prego. Volevo dire una cosa, ma il centravanti, la Juventus come centravanti ha una persona che si chiama Cristiano Ronaldo, perché Cristiano Ronaldo fa il centravanti. Ora prende Icardi per fare la riserva di Cristiano Ronaldo, prende Icardi per spostare Cristiano Ronaldo in una posizione dove lui non ama più giocare da diverso tempo? Siamo sicuri di questa cosa, perché secondo me bisogna fare questa valutazione, che Cristiano Ronaldo fa il centravanti, quindi che la Juve vada su un centravanti, io non sono così convinto di questa cosa, assolutamente. Allora, poi qui abbiamo un allenatore e che allenatore, tra l'altro, che stiamo seguendo da anni, che sta facendo grandissime cose e quindi tu fai il Oltretutto procuratore, fa parli un di calcio, secondo centravanti fa l'ex calciatore, però atipico. poi tatticamente mi deve spiegare, mister Dionisi, scusa se ti ho interrotto, ti faccio continuare, però l'allenatore mi deve dare anche ovviamente la chiave di lettura tecnico-tattica, Ronaldo può giocare, Icardi cosa lo prendi a fare, oppure fai Ronaldo, Icardi, Mandzukic e Dybala lo spedisci? Mister. Io terrei Dybala e non prenderei Icardi. Il mio modesto parere. Però ce l'avevi quest'anno e Allegri non lo faceva tanto giocare. Significa che Dybala deve fare all'esterno, Icardi, scusami, e Cristiano Ronaldo il centrale? Questo sarà bravissimo il mister a mettere in condizioni anche Dybala, perché credo che quest'anno abbia fatto un campionato al di sotto delle sue qualità, ma le qualità che ha gliele riconosciamo. Ora, non è che un giocatore si Quindi tu dimentica. dici io mi tengo Io lo so, Dybala. il mister, però Secondo adesso volevo io fare non anche una domanda al resisterei, mister, Fabio. dico, ma ormai Sarri ci ha abituato che lui il calcio lo vede solo ed esclusivamente in un certo modo. Certo. Il suo certo modo è giocare davanti con tre attaccanti, di cui ha giocato al Napoli con una prima punta vera che era Higuaín, però ha giocato sempre anche con Mertens, che è una punta atipica come lo è Cristiano, un centravanti atipico come forse lo è Cristiano Ronaldo in questo momento. E gli attaccanti esterni erano Insigne e Callejon che facevano gli attaccanti esterni. Dybala non fa quel tipo di gioco, Mandzukic non fa quel tipo di gioco, Bernardeschi fa quel tipo di gioco. Quindi siamo sicuri che la Juventus voglia andare a aumentare il numero dei centravanti dopo che ha in casa Dybala, scusate, Cristiano Ronaldo, Mandzukic, Higuaín e Dybala, e non dia a Sarri un attaccante esterno con le sue Il caratteristiche? mister e poi Carmine, scusa che ho invaso la telecamera, colpa mia regia. In questo caso tra poco ci colleghiamo con Palazzo Parigi perché sembrerebbe che nonostante il weekend questa volta resti a Palazzo Parigi a Milano paratici. Significa che nel weekend dobbiamo lavorare attentamente. Alfredo Pedulà, mister, Vabbè, rispondendo a. anch'io sono veramente d'accordo, credo che la Juve serva eventualmente più un esterno, però come giocherà poi quello lo vedremo. Io credo che Sarri sia così bravo da mettere veramente nelle condizioni anche Dybala, Ronaldo di rendere Oh, al massimo. Però partiamo dal presupposto che Sarri, dovunque è andato fino ad oggi, ha giocato con quel sistema. Io però Assolutamente, quello è vero. non insisterei molto su Dybala, dire Perché lo potresti prendere tu? Subito. Sì, lo prenderesti Come subito. dire. Certo, ma un All'Inter. allenatore che gioca con un No. giocatore che gioca o con un centravanti e con un altro attaccante dietro, che gioca con i due davanti, Dybala è uno degli attaccanti migliori che esiste al mondo in questo momento. Però non è detto che per il Sì, fatto che tu ce però l'abbia in casa devi Fabio, fare delle scusami, però situazioni. Dybala c'è da capire potenzialmente, anch'io lo ritengo
uno dei più grandi giocatori, però bisogna capire perché in questi ultimi due anni non ha reso al meglio delle sue possibilità. Credo che un giocatore da Dybala che lo inserisci in un contesto come San Siro probabilmente ha dei limiti che non, no, non lo magari so. In quella situazione lì può, io non mi dimentico le prime 10 partite Dybala era stato protagonista assoluto della Juve, certo. Come è scaduto di forma l'ha messo fuori e lì si è visto un altro questa Dybala. È la realtà delle grandi squadre in certe squadre puoi permetterti di fare in certi campionati puoi permetterti di fare 2-3 partite sottotono e poi riprendi a giocare. No, io credo invece nelle grandi squadre sbagli una partita, ce n'è un altro Fabio, a tuo livello, lo fanno giocare. Tu sei un uomo di calcio, quindi a volte il fattore psicologico in questo calcio fa la differenza. Certo. La sensazione di Dybala che non si sentisse probabilmente la fiducia totale dell'allenatore e ha reso molto meno di quello che si aspettava. Infatti questa sarà una perché delle tu prime analisi cose. Il giocatore è un giocatore. Sarà una delle prime cose che dovrà fare Sarri. Esatto. Io non credo. No, ma spero io non credo, credo più al fatto che comunque la Juve ha cambiato qualcosa quest'anno perché ha catalizzato tanto il gioco su un giocatore che sposta tanto, che è Cristiano Ronaldo. E anche per chi lì accanto non è facile, nonostante catalizzi in positivo una squadra e la porti poi a degli obiettivi, non è facile adeguarsi a un giocatore che non c'era mai stato nella Juve. Doveva essere più facile per Dybala. Perché però ha catalizzato molto di più. Prima Dybala era il fulcro del gioco offensivo, ora un po' meno e quindi devono anche loro probabilmente gestire meglio. Però mi porta a pensare che lui l'ha subita in modo negativo perché portando Ronaldo, secondo me, doveva essere avvantaggiato perché la pressione era su Ronaldo. E lui invece l'ho visto anche a volte poco agile tecnicamente, che lui ha i colpi e quindi mi sembra più un problema di entità Juve che lui ha dei problemi, quindi inserirlo in un contesto diverso sono valutazioni vedremo, che spettano alla dirigenza. Io Dybala lo terrei, poi non spetta a me la decisione. Qualsiasi allenatore, un giocatore come Dybala lo vuol tenere. Però intanto si parla tanto di una bocciatura e quindi di uno scambio con Icardi, c'è tantissima curiosità. Su questo, no, premesso questo, ridi. Premesso questo, no, volevo fare un riepilogo sull'Inter. Perché per quanto riguarda Dzeko la richiesta della Roma è 18, che io sappia, la proposta dell'Inter è 12-13 milioni, ma a fronte di un accordo totale che esiste tra Dzeko e l'Inter, potrebbero inserire una contropartita, un giovane, c'è un ventaglio di 2-3 nomi, sicuramente non Pinamonti, può essere Merola, e troveranno una soluzione. Per Barella ci sarà un altro incontro, l'Inter può arrivare a una cifra di 40-42 milioni compresi bonus e anche lì si troverà una contropartita tecnica per mettere tutto a posto, fermo restando che c'è un accordo totale tra Barella e l'Inter, ormai questa non è più una notizia, può diventare una notizia molto presto quella che si riferisce a Lukaku, che aspetta i movimenti dell'Inter, chiaramente molto legati ai Icardi, ma che si è promesso all'Inter. Lazzaro con la mediazione di Pastorello, perché Pastorello, che è chiaramente molto legato a Conte, sta seguendo questa pista che si riferisce a Lazzaro, che è il terzino destro dell'Hertha Berlino, che è una valutazione di 18-20 milioni, e nella prossima settimana si cercherà di mettere a contatto Hertha e Inter per arrivare a una soluzione. Questo per quanto riguarda l'Inter. Poi quando vuoi facciamo un riepilogo anche sul Napoli.